SNS di Instagram, ben trovati, buon pomeriggio e buona domenica. Siamo a Pallamacchia di Via Allende per seguire la 22esima giornata del campionato di pallacanestro di Serie B e qui vede scendere oggi in campo la PL Livorno contro Fiorenzuola, mentre la Libertas Livorno 1947 è già scesa in campo ieri pomeriggio e ieri sera alle 9 ha giocato in quel di Crema e ha riportato una vittoria. Quindi oggi siamo qui per vedere se il weekend positivo della pallacanestro livornese proseguirà questa domenica con la vittoria della PL, con la probabile vittoria della PL. Per quanto riguarda i biancazzurri, bisogna dire che sono al terzo impegno casalingo di questo girone di ritorno e vanno alla ricerca del quinto successo consecutivo contro proprio la formazione di Fiorenzuola. Nel match giocato all'andata al Palarquato, la squadra di coach Marco Cardani ha riportato una vittoria con il punteggio di finale di 85 a 73. I biancazzurri provengono dal blitz in quel di Sant'Antimo e davanti a Pallamacchia hanno un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. L'ultima sconfitta in casa, anche se non a Pallamacchia ma al Modigliani Forum, risale al 7 gennaio, quando persero la Sacritadina contro la Libertas Livorno 1947. Da quel giorno hanno messo in fila 4 vittorie consecutive, quindi questa sera andranno alla ricerca del quinto successo. In classifica, la posizione occupata come sempre tutti la seconda con 32 punti, in casa l'ho già detto che hanno un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte biancazzurri, mentre il bilancio totale è di 16 vittorie e 5 sconfitte. Per quanto riguarda la formazione ospite, arriva al Via Allende con 20 punti e la decima posizione occupata in classifica, qui dal parquet del Pallamacchia già passata. Ospite della Libertas Livorno 1987 ha subito una sconfitta per 87 a 68. Di positivo per quanto riguarda la formazione biancazzurra, da dire che Fiorenzuola, lontano dal proprio campo, non ha un bel bilancio, ha vinto solo 2 partite e ne ha perse 9, quindi in totale riporta 10 vittorie e 11 sconfitte. Quindi per la formazione di coach Marco Cardani i pronostici sono tutti dalla propria parte e oggi sembra facile conquistare 2 punti. È per questo che i ragazzi biancazzurri devono rimanere concentrati sulla partita che, come ripeto spesso e come accade molte volte, lo sgambetto nelle partite di Serie B è sempre dietro l'angolo. Per cui molta concentrazione e testa bassa e lavorare sulla partita. Le due formazioni, ora è vicino alla telecamera, le due formazioni sono in campo a fare riscaldamento pre-partita. I cancelli forse sono già aperti, credo, perché stanno entrando alcuni tifosi, vedo. La partita inizia alle ore 18, fra un'ora e 10 minuti, e noi la seguiremo come facciamo sempre sul nostro account Twitter, ovvero X, ora si chiama X così, XX Twitter per la precisione. Quindi io vi rimando al nostro account per seguire gli aggiornamenti in tempo reale. E niente, ora prima di lasciarvi vi faccio rivedere qualche immagine di quello che sta accadendo con le due formazioni che sono in campo a fare riscaldamento pre-partita, e vedete un po', e con l'augurio di passare il resto della domenica, una buona resto di domenica, vi saluto e naturalmente veniteci a trovare sul nostro account Twitter. Buon pomeriggio a tutti.